una verità che merita non solo l'associazione dei familiari delle vittime, ma un paese che si dice civile e democratico e che deve chiedere e invocare giustizia delle proprie morti innocenti. Nel corso di una interessante serata di dibattito e di confronto organizzata dal Centro Studi Sola Disca presieduto da Antonino Italiano in collaborazione con la Fondazione Federica Tagliatela, è stato presentato presso la Biblioteca Antoniana Dischi il libro di Giuliana Covella dal titolo Rapido 904, La strage dimenticata. Edito dalla casa editrice Graus Editore, il volume racconta uno degli eccidi di Stato più efferati della storia del nostro paese e rimasto ancora impunito dopo 30 anni. Quello consumatosi il 23 dicembre nel 1984, quando sul treno Napoli-Milano un ordigno causò morte, terrore e distruzione. La presentazione del libro di Giuliana Covella assume un significato particolare sull'Isola Verde, in quanto Ischia conta ben due vittime di quella strage di innocenti: la dodicenne Federica Tagliatela e il papà Gioacchino, che morì qualche anno dopo a causa delle gravi ferite riportate. Giuliana Covella, nell'intervento introduttivo, ha elencato i passaggi più importanti del suo libro, arricchito dalle testimonianze dei superstiti e dalle interviste realizzate ai protagonisti di quegli anni. Giuliana Covella, nel corso del suo intervento, ha anche annunciato che il ricavato delle vendite del suo libro sarà devoluto all'associazione familiari e vittime della strage del Rapido 904. Come ho ripetuto più volte, questo libro l'ho voluto scrivere da cittadina che si indigna di fronte ad una verità che ancora non viene fuori dopo più di 30 anni. Una verità che merita non solo l'associazione dei familiari delle vittime, ma un paese che si dice civile e democratico e che deve chiedere e invocare giustizia delle proprie morti innocenti. E quindi è per questo che, alla luce anche di tutto il lavoro che stiamo facendo insieme a Rosaria Manzo e all'associazione, portando in giro la storia del Rapido 904, una storia conosciuta a pochi, soprattutto alle nuove generazioni. Spesso andiamo nelle scuole e ci accorgiamo che i ragazzi non sanno dell'esistenza di questa strage perché non ne leggono nei libri di scuola. E allora ecco che un gesto così è sentito proprio per far sì che si faccia memoria. Ancora di più. Rosaria Manzo, presidente dell'Associazione Familiari e Vittime del Rapido 904, oltre a fare un excursus del tortuoso e infruttuoso iter giudiziario che dura ormai da 30 anni, ha detto che è giunto il momento di mettere la parola fine a questa strage. Parlavamo proprio prima della verità, della necessità di arrivare ad un punto fermo, di mettere la parola fine a questa strage. Non durata tanti anni, non solo soltanto quelle ore 19:08, ma sta durando da 30 anni, quasi 31 anni, perché i familiari ancora non vedono la fine del tunnel, stiamo ancora cercando mandanti, esecutori e quant'altro. Sapete ormai del processo a Riina, al momento almeno è stato assolto, dobbiamo aspettare luglio, quindi che passino i 90 giorni per avere le motivazioni della sentenza. La nostra voglia come associazione ovviamente è sempre quella di perseguire verità e giustizia in tutti i modi possibili. Susi Pacera, insegnante di Federica Tagliatela, ci ha raccontato l'aneddoto legato al tema sulla violenza scritto dalla ragazza ischitana qualche giorno prima di partire per Milano. Un ricordo di Federica l'abbiamo già rinnovato tante volte, l'ultimo proprio a Natale a scuola, nella scuola media Scotti abbiamo avuto una rappresentazione teatrale da parte degli alunni della scuola media Scotti e abbiamo ricordato un po' tutta la figura di Federica, non solo i fatti della strage del treno 904, ma soprattutto il messaggio che Federica aveva mandato un po' non solo ai giovani, ma un po' a tutta l'umanità, a tutto il mondo, cioè quel tema famoso che noi riuscimmo a far pubblicare chiamando la RAI di Napoli e poi è stato un po' diffuso in tutta Italia. Era un tema importante perché si parlava della violenza, il tema era la violenza sotto tutti gli aspetti, sotto i vari tipi di violenza. E non voglio dilungarmi per non essere tediosa, però voglio sottolineare questo, che dopo aver elencato tutti i tipi di violenza
lei ne aveva individuato uno in particolare, l'indifferenza. Perché tutti siamo diventati un po' indifferenti, volgiamo le spalle dall'altro lato, di fronte a tutte le violenze che ci sono sotto gli occhi tutti i giorni. Gianni Vuoso ha puntato l'indice contro chi vuole che questa strage continui ad essere dimenticata e impunita. Io vorrei ricordare che il libro di Giuliana è estremamente interessante. Si parlano di due cose che mi hanno colpito. Una è questa mancanza di verità, che tra l'altro si rifà al Premier, che è bravissimo nel proferire parole, veramente una boccuccia di rose. Ricordo quando i primi di dicembre disse: apriamo l'armadio della vergogna desecretando il tutto. Poi abbiamo scoperto che negli armadi sono rimaste soltanto delle scartoffie, delle cartacce che non servono a nulla e non dicono nulla, perché la verità forse è che è scritta ancora nel libro di Giuliana Covella, la vera verità forse ce l'ha detta il giudice Ferdinando Imposimato, quando affermò che in effetti i veri mandanti sono nello Stato e lo Stato non può accusare se stesso. Sulla stessa lunghezza d'onda di Vuoso è stato Enzo Italiano, il quale ha dichiarato che è inutile illudersi perché non si ha interesse a far luce su di una strage di Stato. Veniva colpito il popolo. Chi è che colpisce il popolo? Non sono gente del popolo, è il potere che colpisce il popolo. E adesso noi stiamo sperando che il potere ci dica chi è stato. Cioè ci affidiamo allo Stato. Io sto guardando pure le foto che stiamo proiettando. Il test chiave è sparito. Il maresciallo è reticente. È qualcosa che viene dall'interno dello Stato. Adesso i giudici che fanno parte dello Stato dovrebbero dirci chi è stato. Scusate, io sono disilluso, non lo spero. Però spero in queste riunioni. Dopo vari interessanti interventi dei presenti, la serata si è conclusa con la lettura da parte del professor Pasquale Balestriere della poesia di cui è autore, dal titolo Su ali di falco, dedicata a Federica e alle altre vittime della strage. Che cosa opporremo noi al tempo che ci offre la morte, librata su ali di falco, esplosa per tuono inaudito, se non gridi di dolore e accendi di condanna? A due giorni dal Natale. Ma poi continueremo a calcare un sentiero di cicale che vive di mille suoni e di divertite passioni. A due giorni dal Natale. Così si disfiora la vita e perde lume il sole per reclinate speranze. A due giorni dal Natale. Il cuore se ne andrà ferito alle pagine interne del giornale, dove ogni voce a poco si spegne. A due giorni dal Natale è morta ogni pietà.